Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di 5 gadget sotto i 50 euro molto utili per il nostro camper. Tutti gli oggetti che vedrete in questo video, alcuni sono nati per il camper, alcuni no, ma si possono ovviamente adattare, perché tutti gli accessori camper comunque costano anche di più di certe marche. Ma vediamo cosa possiamo comprare sotto i 50 euro. E partiamo dal più economico, che si tratta di un accessorio che costa intorno ai 12 euro ad arrivare intorno ai 46 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Il primo accessorio si tratta di un pannello solare portatile diviso in tre parti, quindi richiudibile, da una potenza di circa 21 watt, ottimo per caricare il cellulare, GoPro e comunque vari accessori, non so, una luce portatile. E comunque in camper potrebbe essere molto comodo se voglio per esempio caricarmi queste cose a parte, o per esempio vado con il camper, esco, non so, mi si scarica il cellulare, non ho niente appresso, con questo piccolo pannello solare posso ricaricarmi il cellulare. Costa circa 46 euro, aprendo tutte e tre le aperture diventa circa lungo 75 cm e poi si richiude e diventa come una piccola borsetta. Il secondo gadget si tratta dell'aspirapolvere portatile a 12 volt, quindi può essere molto comoda, soprattutto nel camper, quando per esempio non abbiamo un inverter. È veramente compatta, molto comoda, per esempio la possiamo utilizzare quando dobbiamo pulire al volo la cabina, all'interno del camper, togliere le briciole, può essere veramente comodo, ha i suoi filtri, il suo caricatore con il cavetto USB, quindi lo possiamo ricaricare anche nella presa accendi sigari, per esempio in viaggio, così non abbiamo una perdita. Così non andiamo a consumare la corrente della batteria, ma la ricarichiamo per esempio in viaggio. Costa circa 23 euro, molto comoda, anche il suo beccuccio nella parte anteriore. Troviamo il suo filtro, i vari accessorini, un piccolo sacchetto. Il terzo gadget si tratta di questo scolapiatti, molto compatto perché ha una misura molto compatta, 37,5 per circa 31, quindi veramente compatto. Secondo me questo scolapiatti è molto comodo in camper, certo non potete metterci tantissimi piatti. Come vedete anche dalla foto, ci stanno più o meno 3 piatti, 2 tazze, cucchiaini e altre cose, mestoli eccetera. Poi ha il suo beccuccio nella parte davanti, che lo potete mettere nel lavandino, così scola vicino al lavandino, molto comodo, un costo veramente basso, intorno ai 16 euro. Il quarto gadget si tratta di questo tostapane che si può mettere sopra il fornello, molto comodo se per esempio a colazione, a pranzo, comunque anche per i bambini, molto comodo per tostare il pane. Costa veramente poco, intorno ai 12 euro, quindi ci stanno sopra 4 fette di pane, e anche questo è sia utilizzabile che a casa ma anche in camper. L'ultimo gadget si tratta di questo inverter della Green Cell da 150 watt in onda modificata, quindi è un'onda sinusoidale modificata, spero di averlo detto bene, non è un'onda pura, quindi certi tipi di apparecchiature non funzioneranno. Ma per esempio può essere molto comodo per la piccola televisione, caricare il portatile, tante piccole cose. Mi voglio caricare il cellulare in 220 volt, non me lo voglio caricare a 12. Questo tipo di inverter per piccole apparecchiature potrebbe essere molto comodo. Altre cose per esempio me lo potrei tenere in cabina, in certi punti del camper per esempio l'inverter quello grande ce l'ho davanti, però non riesco a portarmi la 220 fino in fondo. Voglio un piccolo inverter per caricare il portatile perché ho una seconda dinette nella parte posteriore, quindi può essere molto comodo. Mi carico la videocamera, la fotocamera nel camper, può essere molto utile. Questo inverter costa intorno ai 32 euro. Quindi ragazzi, spero che questi gadget vi siano piaciuti, anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete questo video con amici o con chi vi pare e ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani!